Salve a tutti, siamo qui per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Claudio non c'è, c'è la Sciascia che, ciao, che è già pronta qui i microfoni. Allora appunto Claudio, dicevamo, è in ferie e di conseguenza si sta riposando, si sta divertendo e le ha lasciato a noi la trasmissione. E appunto la trasmissione è Magia Stregoneria Paganesimo, va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Questa sera ci saremo io e la Sciascia, Claudio appunto si sta divertendo e allora faremo la trasmissione a modo nostro. Anzi, la Sciascia vedo che fa solo lei la trasmissione oggi, perciò sì, io farò solo da regia praticamente. Allora, cominciamo col parlare del 25 ottobre. Allora, come avevamo annunciato abbondantemente sia su internet sia appunto per radio, il 25 di ottobre ci siamo trovati appunto per la pizza, per stare un po' insieme, per chiacchierare, per fare alcune cose. Una delle prime cose è stata quella della consegna degli attestati a chi ha voluto, gli attestati di partecipazione al corso di stregoneria di Malostica. E tutti quanti i partecipanti l'hanno voluto, l'hanno conservato, è stato appunto controfirmato anche da Claudio e anche dagli organizzatori. È un bel attestato, è riuscito anche bene e tutti quanti i partecipanti appunto l'hanno avuto. Ricordiamo che era sempre un'iniziativa goliardica, cioè nel senso che le cose non si fanno con gli attestati, con i certificati, si fanno sempre con la capacità delle persone. L'idea degli attestati era sorta così come una battuta, poi alcuni ascoltatori l'hanno chiesta, l'hanno voluta e allora noi l'abbiamo fatta. Ma non è una cosa di quelle seriose, di quelle importanti, di quelle valide. Un altro scopo dell'incontro del 25 era quello della fondazione della Federazione Pagana. La Federazione Pagana appunto è stata formata il 25 di ottobre a Malostica e stiamo procedendo per completare le pratiche burocratiche affinché anche dal punto di vista legale la cosa sia a posto, però la fondazione è avvenuta, la Federazione Pagana è stata fondata e adesso entra in attività. Alcune cose sono già state stabilite, tipo ad esempio quella di cominciare a lavorare maggiormente sul bosco sacro, quella della realizzazione del Tempio, nel senso che appunto si deve anche discutere su quali statue mettere sul tempio pagano che si andrà ad edificare. Già ci sono i primi dibattiti su quale divinità scegliere, ci sono su quali preferenze dare. Logicamente anche questo sarà un tema di discussione, vincolato anche da una cosa: o certe statue le costruiamo noi perché non si trovano sul mercato, o non ci sono artisti che le hanno fatte o non sono accessibili, o se no bisogna rassegnarsi a quello che il mercato offre e noi cercheremo di scegliere le statue che maggiormente possono rappresentare il nostro stato d'animo. E anche questo è un passaggio importante, perché appunto anche l'edificazione di un tempio, di uno spazio sacro, di uno spazio religioso su cui esercitare delle pratiche, delle attività, delle presenze o come luogo di incontro è fondamentale. E questo appunto è una delle iniziative della Federazione Pagana, grazie appunto quella del Bosco Sacro. Già anche il Bosco Sacro è stato già comunicato da alcune autorità della sua esistenza, del suo modo di essere, del suo modo di essere utilizzato a fini religiosi e di conseguenza anche lì dal punto di vista legale le cose si stanno definendo abbastanza correttamente. Di conseguenza tutti quanti gli ascoltatori che sono interessati a questo, che sono interessati alla Federazione Pagana a dare un loro contributo anche di idee di collaborazione, sono ben accetti. La cosa appunto fondamentale è che la Federazione Pagana rappresenta un salto di qualità enorme. Abbiamo ricordato anche il 25 di ottobre l'anniversario di questa trasmissione, perché ricordiamo che il 21 di novembre del 2002 sono 6 anni esatti che questa trasmissione esiste, che c'è e che è presente su Radio Gamma 5. Il fatto che questa trasmissione sia durata così tanto e continuerà, speriamo ancora per altrettanto o molto di più, è indice anche che alcuni spazi si stanno aprendo ed è possibile anche affermare una propria capacità di elaborazione. Ma la cosa fondamentale, e questo lo ricorderemo in maniera più dura o più cattiva il 21 di novembre, è che tutti quelli che dicevano che le nostre tematiche erano violente, erano forti, che non dovevano essere discusse, hanno avuto la dimostrazione che il paganesimo in 6 anni è riuscito ad elaborare tutta una serie di teorie, di iniziative, tipo pensiamo all'importanza che ha avuto per internet in Italia la nostra presenza su internet, le nostre mailing list, i nostri gruppi di discussione, i nostri forum, i nostri siti, è riuscito ad elaborare tutta una serie di tesi, di documentazioni, di affermazioni, di principi, di valori, che hanno dato una qualità, una profondità, una dimensione delle radici al paganesimo. E questo significa che il paganesimo ha delle possibilità in quanto chi si dichiara pagano non deve aderire a nessuna fede, non deve aderire a nessun concetto, non deve sottomettersi a nessun principio, ma deve essere lui che riscopre, trova o si ricollega al mondo divino.
E questo è lo scopo che questa trasmissione ha avuto, che continuerà ad avere, ed è anche uno degli scopi che la Federazione Pagana si è dato e si vorrà ancora dare e porterà avanti. Certo che con la Federazione Pagana il salto di qualità sarà enorme, perché si comincerà anche ad intervenire in aspetti molto, molto delicati, che sarà quello ad esempio del rapporto con lo Stato. In questo momento sono solo le religioni monoteistiche che hanno un rapporto privilegiato con lo Stato e cercano di imporre la loro dimensione perversa al nostro paese e alla nostra cultura. La Federazione Pagana farà, sempre in base alle proprie capacità e ai mezzi a disposizione, cercherà anche di intervenire e di andare a modificare questo flusso. Cercherà anche di introdursi nelle scuole, negli ambiti culturali, negli ambiti di studio e proporre qualcosa di diverso. Logicamente, una cosa fondamentale, e ne discutevamo prima con la Sciascia, è l'aspetto rituale. E l'aspetto rituale ha un'importanza, perché con la Federazione Pagana si potrà cominciare a pensare, ad esempio, ai riti di iniziazione dei giovani, si potrà pensare ad esempio ai matrimoni, si potrà pensare a molte altre, ai funerali, dando un'interpretazione diversa da quella che dà il monoteismo. Sarà la possibilità delle persone anche di elaborare qualcosa, perché ricolleghiamoci a un fatto di attualità. Questa è la festa di Halloween. Halloween è una festa di origine celtica che ha avuto varie presenze, ha avuto alcune reminiscenze anche nella cultura veneta, nella cultura del nord Italia o di tutta Italia. Ed è una festa un po' particolare, perché è stata presa molto a cuore dagli lineamenti anglosassoni, è stata poi anche presa dalla vicca americana, dei neopagani americani, viene festeggiata. Ed è una festa che, tutto sommato, la cosa fondamentale è lo spirito di chi partecipa a questa festa, cioè nel senso che se uno vuole celebrare Halloween non deve assolutamente professare niente, non deve assolutamente accettare niente, fa Halloween secondo le maniere che gli piacciono. L'esempio più classico è quello della zucca, che appunto viene presentata, vabbè, è un simbolo, un qualcosa di diverso, ma il fatto stesso che si utilizzi una zucca, la zucca la possono prendere tutti, tutti possono stare lì col coltello e col cucchiaino a svuotare una zucca, fargli gli occhi, fargli il naso, fargli la bocca, inserire dentro una candela ed utilizzarla. E questo è anche un aspetto molto bello, perché quando mai in tutte le regioni del monoteismo qualsiasi praticante ha avuto la possibilità di costruire lui un qualcosa di rituale, un qualcosa che servisse? Perché prendiamo ad esempio la follia del monoteismo cattolico che noi ci troviamo ad avere. Il celebrante è soltanto un sacerdote, è soltanto il prete, è soltanto lui che ha diritto di maneggiare certe cose, di consacrare certe cose. In Halloween ognuno si prende la zucca che vuole, grande, piccola, gialla, verde, deformata, normale. E accende il suo fuoco. Esatto, accende il suo fuoco. E nessuno farà mai un dire, ma no, non rispetta la tradizione, non ha questi canoni, ma no, è un'eresia. No. L'importante è che qualcuno la festeggi, che qualcuno appunto faccia questa zucca, la utilizzi. E questo ha una valenza importante, perché può sembrare una stupidaggine. In realtà non è una stupidaggine. Cioè, il monoteismo ci ha abituato a pensare che quello che fa l'uomo, quello che fa l'individuo, è sempre un qualcosa di secondario, di poco importante. Che solo alcune persone possono fare le cose, che solo alcuni individui hanno il potere, hanno l'energia, hanno la forza, hanno il diritto di consacrare. Invece noi pagani diciamo che tutti possono farlo. E mai nessun pagano che festeggia Halloween ha detto, ma questa zucca non è in base alla tradizione, non rispetta i principi, non rispetta il concilio tale dei tali, non è stata approvata, non ha l'imprimatur del vescovo. Ma nessun pagano si è mai sognato a questo. L'importante è che il pagano potesse manifestarsi e divertirsi. E allora, la storia stessa di Halloween come festa dimostra che comunque non ci sono dei riti, delle abitudini stigmatizzate, tant'è vero che Halloween viene anche chiamata con un nome più antico che è Samhain come festa, e si rifà a una tradizione antichissima. C'è un personaggio all'interno di Halloween che è quello che poi viene ricordato, che è dalla tradizione britannica, che è Jack O'Lantern, che nella storia ruba il fuoco a una strega. E come storia, come tipo di personaggio, si rifà quasi pedissequamente a Prometeo che ruba il fuoco agli dei. Quindi è una cosa importante, è una festa importante, perché in realtà è la festa di ogni essere umano che con la sua volontà riesce ad agire
su delle situazioni che, in cui normalmente non viene permesso di agire, insomma, no? Beh, adesso mi sono un po' con le parole, però quello che volevo dire era questo, Sì, insomma. ma infatti appunto quello che Halloween rappresenta o Samhain rappresenta sempre che l'individuo partecipa a questo gioco, cioè nel senso che è sempre un rituale collettivo, è sempre l'individuo che si attrezza in qualche maniera, che si organizza, che trova il sistema, che fa una scelta dell'abbigliamento, che fa una scelta del comportamento, che fa una scelta della zucca. E nessun altro partecipante va a un rituale tipo quello di Shaman o di Halloween con l'intenzione di fare un qualcosa in cui gli altri devono adeguarsi. Ma lo fa perché tutti assieme vogliono fare qualcosa, tutti assieme vogliono manifestare qualcosa. E la potenza appunto di Halloween è di fare questo. Poi il fatto che sia una festa che possa ricordare i morti, benissimo, c'è chi può pensare a una cosa dei morti, chi ne può pensare a un'altra, ma logicamente nessuno di noi può cancellare il concetto che le persone che sono morte, che ci sono vicine, devono essere ricordate. Poi che possono essere ricordate nelle maniere più diverse, questo è secondario, però la memoria appartiene sempre a una delle capacità dell'individuo ed è fondamentale che l'individuo abbia memoria. È il fatto stesso appunto che si richieda che tutti quanti facciano questo, che tutto, cioè nel rituale tipo Halloween, che tutti siano partecipi, significa che ognuno ha un qualcosa che gli appartiene, ha un qualcosa che può comunicare, che può dire, che può fare, che qualcuno, che ognuno ha un valore, che qualsiasi persona che partecipa porta qualcosa, aggiunge qualcosa e non sottrae, cioè nel senso sì. Il fuoco può essere rubato, però il fuoco può essere anche condiviso, cioè non è un qualcosa che appartiene solo al singolo. Soprattutto il fuoco è un qualcosa che può essere anche trasmesso agli altri senza che io lo perda. Cioè è una conoscenza che io ho, che è un beneficio che ho, però questa mia informazione la posso anche trasmettere e la posso trasmettere e chi la riceve è in grado di utilizzarla, la può utilizzare. Se è incapace di utilizzarla non è perché lo strumento non è inadeguato, ma è inadeguato alla persona che la utilizza. Perciò questo è fondamentale dire, cioè nel senso che qualsiasi cosa, anche che venga rubata, l'importante è saperla utilizzare e sapere portare un beneficio a se stessi e nel limite del possibile della comunità. E questo appunto che ha la sua valenza, la sua importanza. E Halloween è questo tipo di festa. Difatti, se voi notate, anche in questo periodo, su Halloween ci sono gli attacchi dei cattolici, sono anche i più assurdi, perché ogni cattolico in questo momento è mobilitato a contestare questa festa. Benissimo, loro contestano la festa in una maniera molto semplice, dicono no, perché ci sono già le festività cristiane. Sappiamo che le festività cristiane sono fondate sull'inganno, sulla menzogna, sulla deformazione di altre festività. Ma quello che noi rivendichiamo come pagani è il diritto alle persone di fare le proprie feste. Cioè, nel senso, non è detto che esista un calendario che è immutabile, che sia fisso, in cui le persone si devono adeguare a questo calendario e questo calendario non possa avere delle trasformazioni, delle modificazioni. Noi diciamo, se noi vogliamo inventare qualcosa, fare qualcosa, noi pagani lo possiamo fare. Se noi vogliamo inventare una festa ex novo, cioè dal niente, diciamo, non dal niente, ma senza che abbia una tradizione precedente, lo possiamo fare. Possiamo utilizzare il materiale mitologico, il bagaglio folcloristico che abbiamo, però questo bagaglio che noi abbiamo può essere anche utilizzato per inventare qualcosa di nuovo. E nessuno andrà a contestare questa realizzazione, cioè il fatto che sia stata un'invenzione o la creazione o la fantasia dell'individuo. Dirà, è stato bello che qualcuno abbia avuto la fantasia di inventare una nuova festa. E i cattolici vanno a contestare questo, cioè il fatto che un individuo, una comunità o dei singoli possono inventarsi una festa, possono dire da questo momento noi decidiamo che la nostra festa è questa, che avrà questo nome, che avrà questo svolgimento. Loro dicono no, questo non è possibile perché tu per loro non sei libero, sei sempre sottoposto a una gerarchia, il Dio, il Papa, il Vescovo, il Cardinale, il Prete e così via. E tu sei sempre l'ultima ruota del carro che devi essere sempre sottomesso, sei sempre la gregge, sei sempre un componente del gregge e il gregge deve essere sempre trascinato dove vuole il buon pastore, che poi il buon pastore non è un buon pastore. E questa è la volontà dei cattolici. Difatti voi noterete e avrete già notato che sui quotidiani gli attacchi ad Halloween sono continui, cioè nel senso che si critica, ma perché è una festa che è confusa, perché non ha tradizioni, perché non ha storia. Benissimo. Perché è demoniaca, dicono alcuni. Sì, beh. Poi quello del demoniaco ci sarebbe da ridere, insomma, cosa intendono loro per demoniaco? Perché loro intendono per demoniaco la possibilità dell'uomo che abbia di manifestarsi in tutte le sue maniere. Noi sappiamo che ogni manifestazione dell'uomo può avere una valenza positiva o negativa. Non è qualcuno che gli dà un valore esterno, ma è la capacità dell'uomo di utilizzarla. Perciò noi sappiamo che anche la violenza appartiene alla nostra cultura, appartiene al nostro modo di essere, alla nostra specie.
di conseguenza non va demonizzata, ma va utilizzata, va compresa e va ricondotta nell'ambito del possibile, nell'ambito della vita, perché non possiamo cacciare niente fuori dalla vita, anche perché se noi andiamo a comprimere qualcosa, andiamo a togliere qualcosa, andiamo a mettere in congelatore, e logicamente questa cosa non è che stia ferma, perché ha una sua dinamica, una sua forza, e prima o poi verrà fuori, prima o poi si ribellerà, prima o poi manifesterà la propria forza. Se poi noi andiamo ad accantonare, come fanno i monoteisti, delle cose fondamentali nell'esistenza, prima o poi queste si risvegliano, cioè non stanno lì ferme, perché prima o poi si andranno a scatenarsi. Più noi trascorriamo la nostra esistenza o i nostri aspetti, e più questi aspetti verranno fuori con i fuochi d'artificio, e quando si scateneranno noi non avremo più potere su di loro, diventeremo qualcosa che è in balia di quello che noi abbiamo cancellato. E infatti i monoteisti fanno questo, a cominciare dalla sessualità, da molte altre cose, tendono sempre a comprimere le persone, a ridurre i loro spazi, i loro pensieri, la loro libertà. Ma la libertà non può essere soppressa, la libertà può essere contenuta, ma a un certo punto si ribellerà. La sessualità potrà essere condizionata, ma non può essere condizionata per sé, ma a un certo punto la carica, l'energia accumulata andrà a scoppiare. E logicamente nel momento in cui scoppierà farà danni. Ma ai monoteisti interessa solo far danni, interessa soltanto avere il controllo delle persone, la dominazione sulle persone, interessa soltanto creare degli infelici, e quella è la loro volontà, e quello è il loro desiderio, e quella è la loro possibilità. Tu che dici? Sì, no, è giusto. Stavo pensando che al discorso che facevamo prima mentre venivamo qua, che spesso, anzi sicuramente sempre, è fondamentale avere delle basi storiche per confutare una qualsiasi cosa, sì, qualsiasi argomentazione. Per esempio, a proposito dei travestimenti che si usano fare ad Halloween, leggevo di una persona che diceva che sono deleteri per i bambini, che noi italiani abbiamo il nostro vecchio caro buon carnevale, che dovrebbe bastarci. Ora, questa persona, per esempio, non sa che anticamente a carnevale si dice tuttora, ma se n'è persa la memoria, che era tutto permesso, perché effettivamente durante il carnevale cristiano la gente in Italia e anche in altre parti di Europa si permetteva effettivamente di fare quello che voleva. È riportato storicamente che in alcuni posti addirittura era lecito, o comunque non veniva punito, uccidere. Ci sono stati addirittura festeggiamenti di carnevale in cui sono avvenute queste cose, dove la gente si sfogava a tal punto da toccare gli estremi fra la vita e la morte. Quindi comunque forse Halloween non è poi così cattivo come viene presentato, anzi non mi pare che siano state riportate cose del genere sulla tradizione di Samhain a proposito di queste cose, quindi ci sono, studiatevi la storia prima di dire di fare qualsiasi affermazione, anche perché si scoprono veramente tante cose che noi ignoriamo perché ce ne siamo dimenticati, e che veramente ci fanno capire che cosa è successo nel corso del tempo e perché. Bene, visto che abbiamo parlato tanto di Samhain, io per caso qui dietro un CD di Lorena McKennedy che si chiama Parallel Dreams. Il primo pezzo è Samhain Night. Allora, appunto, visto che parla della notte di Samhain, facciamo una piccola pausa musicale, in questo caso, e dedicata appunto al discorso di Samhain. Vediamo. Torniamo in diretta, siccome abbiamo qui un ascoltatore che ha qualcosa di interessante da dire, vai pure Paolo. Sì, allora io volevo un attimino parlare di due o tre argomenti che ho anche pubblicato sul sito del paganesimo. Sì. A parte, vabbè, forse ne avete già parlato la scorsa settimana, dei casi più recenti, ulteriori, di pedofilia da parte dei sacerdoti. Beh, comunque ricordarle vale sempre la pena. Pronto? Di ricordare. Sì, Paolo... Come una fischia... E tu parla che io ti ascolto, Perfetto, ok, allora io spengo la radio e parlo al telefono. Sì, va bene. Ti posso sentire solo via telefono, quindi non via radio. D'accordo, bene. Ci sono stati due... Pronto? Sì, no, Accidenti. Paolo? E tu parla tranquillamente che io ti ascolto, dai. Sì, ok. E niente, ci sono stati dei casi ulteriori da parte di pedofilia, dicevo, da parte dei preti.
che sono stati segnalati sia su televideo sia sui quotidiani. E, si tratta di un caso in Canada e un caso in Irlanda. Addirittura nel caso in Irlanda, mi sembra il vescovo di Dublino, e si diceva che nella sua diocesi nel corso degli anni ci sono stati abusi addirittura su 400 bambini, leggevo. Poi un'altra notizia che volevo dare era un po' la reazione dei cattolici che c'è stato alla notizia che la pillola abortiva REU 486 è in sperimentazione, quindi presumibilmente, insomma, nel giro di qualche tempo sarà disponibile anche in Italia, così come in altri paesi. Niente, per quanto riguarda questo discorso qui, mi ha molto colpito la reazione di alcuni cattolici che hanno detto che questa pillola, diciamo, non è invasiva, non provoca altrettanti problemi alle donne e quindi andrebbe evitata. Quindi sembra quasi che per la morale cattolica la donna che fa una scelta comunque dolorosa come quella dell'aborto debba per forza essere punita, debba essere umiliata. Ecco, mi chiedevo magari un vostro commento su questo argomento. D'accordo. Saluto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, beh, il discorso, appunto, Paolo è intervenuto, allora ha visto che ha tirato fuori un argomento di attualità. Non ho capito bene quello che ha chiesto, scusa Sedor. No, allora, sai, come sai, in Italia si sta cercando di introdurre la pillola, sì, l'RU 486. Ne ho parlato in mailing list. Sì, e siccome ho visto un paio di messaggi, anche qualche messaggio da parte, appunto, di Paolo sull'argomento. Scusate un attimo, qui c'è un problemino. Scusate, ma come sapete Radio Gamma 5 non possiede un portiere e molte volte il conduttore deve fare anche da portiere e da segretario. Scusate l'interruzione, ma c'era una persona qua. Sì, dicevo, appunto, Paolo giustamente ha sollevato il problema della pillola cosiddetta abortiva, cioè praticamente della pillola RU486. Questa è una pillola che praticamente evita il ricorso dell'aborto tramite... Sì, un'operazione chirurgica. I cattolici hanno fatto come sempre i fuochi d'artificio su queste cose, cioè nel senso che sono intervenuti. Addirittura, e poi si parla solo di sperimentazione, cioè non è che questa sia una pillola che si è distribuita, non sarà neanche una pillola che verrà data nelle farmacie, ma sarà soltanto praticamente un medicinale distribuibile in ospedale e permetterà appunto di evitare interventi chirurgici per l'aborto. E i cattolici hanno dichiarato che loro sono in lutto. Ma perché sono in lutto? Perché prima di tutto dicono che una donna che ricorre all'aborto già fa una sofferenza ed è un problema enorme per lei, anche dal punto di vista psicologico, ricorrere all'aborto. Ma il fatto che hanno detto che sarà più facile e sarà sì, più facile a livello, diciamo, morale, psicologico per una donna abortire, perché ingoiando una pillola non gli sembrerà di abortire. No, ma il problema è che loro che non soffre abbastanza, cioè che non ha il trauma dell'intervento chirurgico. Sì, sì, e che proprio per quello sarà più facile, che proprio per quello, secondo loro, molte più donne ricorreranno all'aborto, sì, perché non saranno impressionate dal fatto di dover subire un'operazione chirurgica. È un'assurdità abissale, non c'entra assolutamente niente, perché per alcune persone le donne che vanno ad abortire ci vanno a piè leggero, quasi danzando, e non è assolutamente così, e questo è il punto, indipendentemente dalla scelta che è stata fatta. È fatta con consapevolezza, perché non mi risulta che ci si vada in condizioni psichiche instabili, anche l'iter è anche abbastanza lungo, perciò una persona ha anche il tempo di ripensarci eventualmente. Chi lo fa con consapevolezza, è una sua scelta. Non si può dire che chi lo faccia sia una persona immensamente felice dopo averlo fatto, però probabilmente gli va bene così, quindi è giusto che esista una cosa del genere. Se tra l'altro si riesce a praticare un aborto senza terapie invasive come quella dell'operazione, è molto meglio per la persona che lo va a fare, indipendentemente dal motivo che l'ha portata a farlo, no? Mi sembra giusto. Sì, sì, ma infatti, appunto, io non vedo perché una persona, molte volte per le donne l'aborto, quasi, anzi sempre, per le donne rappresenta un trauma, al di là, diciamo, della loro forza, della loro energia, ed è assurdo pretendere di doverle punire. Cioè, già le donne italiane hanno il problema di praticare l'aborto in condizioni sanitarie in cui i medici fanno l'obiezione di coscienza, ma doverle anche farle soffrire veramente è una cattiveria voluta, intenzionale, proprio perché si vuole punire la donna. Giustamente, sai,
loro hanno sempre il concetto che la donna, essendo strumento di tentazione, strumento di Satana, che induce l'uomo in peccato, giustamente per la loro follia, per la loro perversione, vorrebbero punirla. Vedi che ci sono delle telefonate, voi che mandiamo gli ascoltatori? Visto che sono... Sì? Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sono Paolo da Mestre. Ciao. Parla pure, sei in diretta. Sì. No, volevo rispondere all'ascoltatore che mi ha preceduto, l'altro Paolo. Sì. Cioè, è inutile insistere con questa storia di pezzi pedofili.